Possiamo dire che esistono alcuni ritardi, e questo soprattutto a Chieti, però riguardano campioni inviati ai laboratori, i quali forse non portavano le classi di priorità. Comprendo che è un tema molto sensibile per i cittadini che ormai sono costretti da settimane a restare in casa. Però voglio precisare ancora una volta che tutti i tamponi urgenti vengono processati immediatamente. È vero che c'è stato un aumento consistente dei test eseguiti, che ha portato a un ingolfamento dei tre laboratori regionali, però si tratta di test fatti su contatti, vale a dire su coloro che sono entrati in contatto con un positivo, ma che spesso non mostrano alcun sintomo del contagio. È un'operazione di prevenzione, di monitoraggio che stiamo portando avanti, ma che inevitabilmente ha allungato i tempi per le risposte, in quanto tutti i nostri laboratori, però lo devo dire, stanno lavorando H24 per smaltire tutto l'arretrato. Sono le linee guida nazionali che innanzitutto stabiliscono quali sono i pazienti su quali vanno effettuati in maniera prioritaria i tamponi. Senza dubbio il potenziamento dell'apparecchiatura ci permetterà di ampliare la platea degli utenti e rispondere ancora meglio a questa sfida della lotta al Covid. La regione si uniformerà a quelli che saranno gli indirizzi nazionali. C'è un'indagine in corso da parte del Ministero proprio per individuare un test serologico che rispetti particolari requisiti di affidabilità. Non appena sarà disponibile, faremo tutti i passi necessari per garantirlo ai nostri cittadini.